Finalmente abbiamo qui fra di noi Digimon, l'edizione speciale versione 1.5, quindi BT1, BT2, BT3 si concludono, è qui anche per l'Occidente tutte le carte, però come diciamo sempre, prodotto super 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 da collezione, infatti ve lo presentiamo, a parte le due bustine promo legate al box, perché acquisto il box, ma dash pack ogni 12 buste, esatto, sì, quindi dicevo due per ogni box, perché il box è da 24 per l'appunto. Soprattutto perfect o comunque bustine per proteggere le vostre carte. Perché sì, perché ricordiamo, c'è value perché Digimon è praticamente appena nato ma è già prodotto da collezionismo, quindi per forza bustine sotto mano per far sì che non si rovina le carte, talmente tanto da collezionismo che vogliamo presentare anche queste teche fantastiche. Sono stupende, davvero stupende, grazie, ringraziamo Game Trade assolutamente, che ha offerto questo prodotto. È una novità per tutti i collezionisti avere un box chiuso qui dentro, proprio per permette di esporlo anche in vetrina volendo. Però non me ne voglia Giorgio, ma questo lo apro. Esatto, lo apriamo. E la teca era anche per farvi vedere appunto come si apre, come si chiude, molto comoda. Ovviamente è pazzesca. Acquistabile in tutti i vostri negozi di fiducia, però fate attenzione perché la quantità anche di questo prodotto non è illimitata. Quindi se lo volete, mi raccomando, andatelo a prendere. Esatto. Ok, dai, apri, su, si apre, su. No, non hai fatto il tagliere. Non c'è il pretaglio. Certo, perché non bisogna aprirlo, è la collezione è chiusa. E invece ce l'ho fatta. La mia voglia di aprirlo è troppo grande, ragazzi. Tanto perderai anche oggi. Chi te l'ho detto? Te lo dico io. Dai. Giusto per fare una citazione, stiamo registrando, vero? Stiamo registrando. Eccoci, giustamente, box topper. Partiamo con un nuovo box topper, vi presentiamo questo Greymon Virus, va bene. Bellissimo. E questa allora la apro io. Sì, dai. Vai. Dai. Che comunque queste già le conosciamo perché sono le stesse che potevamo però fare. Però devo giustamente dire che c'è Vidramon. È la di buon auspicio. Spero di sì, perché lo vogliamo assolutamente trovare. SR Alt. Dai, allora. Vediamo di tirar fuori. Giustamente. Che cosa vuoi te? Quella che non uscite. Io ti ricorderei che nell'ultimo video di Dragon Ball la Secret era sempre a destra. Ottimo. Io lo so che mi ha trassato. è così. Va bene, inizio io. Parti tu che sei vicino, andiamo al centro. Avvicinati. E guardiamo subito che cosa troviamo. Oh, grande il Capcom. Bene. Oh, un sacco di viola, un sacco di viola. E meno male, il mio colore preferito. È vero. Allora, oh. C'è del verde. Beh, però questo Stigmon è un bel verde, dai. Vedremo. Okay, questo è Rimon in realtà. Giustamente. Rina. Tutto Rina. No, certe cose neanche per te. Quindi niente, vabbè, un po' troppo tranquillo, due rarette per me, for me. E io partirò subito con il God Pack. No, il God Pack non c'è. Ma niente, io lo trovo lo stesso. Vabbè, oh, è giallo, la prima carta gialla. Seconda carta gialla, perché io voglio Shine Greymon anche oltre a Vidramon. Allora, abbiamo Ken Joji con e Stigmon. Cioè io sono partito verde. Però abbiamo trovato sia io che te il game abbinato al Digimon come colore. Vedi? Hop! La parapero, palala! Oh, Argomon, tanta roba Argomon, mi piace un sacco. Digimon, beh, ragazzi io sto andando un po' veloce anche perché dobbiamo trovare il sugo che è in fondo alla bustina, giusto? Guarda, ex Vimon e ancora una rara. Le SR, è la mia volta? Le SR e le Secrets. È la mia volta. It's your turn. Vai, allora, come on. Iniziamo a prendere un po' di accelerata, dai. Beh, ok. Sembra che stiamo già andando dritti alla meta.
ancora non ha trovato il suo. Allora, questo intanto è un bel Metal Greymon, certo non è il Secret della prima, e questo, vabbè, ragazzi, direi che questa... E ancora rara, ancora rara, niente punti, niente punti. Non è che abbiamo trovato un box fallato senza SR. E proprio io lo dovevo scegliere. Anche perché questo è proprio tuo come box. Tra l'altro, te lo dico dopo, ah, perché sennò mi uccidi. Dimmelo dopo. Cioè, che in realtà ha detto che era il box suo, poi mi dice, no David, in realtà questo era il tuo. È questo che... No, è che mi sono dimenticato di accendere una cosa, ma fa niente. Il microfono? Sì. Vabbè, speriamo che utilizziamo lo stesso. Sì, va bene. Oh, Rice Greymon, mi piace un sacco come disegno, però anche come carta è valida, ma non è SR. Resta nella qualità che utilizzavamo prima a livello audio, non è questo qua che è, però vabbè. Funziona uguale. Non si vuole gustare! Oh, attenzione! Come disse qualcuno, ho visto dello sprilluccio io. Ho visto qualche cosa. Continuo a vedere. Mi sembra un po' troppo esaltato. Che cos'è? Sì, perché si vede. Guarda, è culato quasi. Questo è bellissimo. Questo tra l'altro è quello che c'è anche nella versione promo. Sì, certo. 14. Attenzione, un Ragna Lorda. Ragna, per me è Ragna. Ragnalotto. Oh, va bene. Direi che l'hai trovato anche alt. Io ho trovato un alt, comincio così. La Secret? No, però è la SR. Adesso come mi mettere fuori la Secret? Alt. Possibilmente l'Omni Alt. Cioè tu pensa che il nome Omnimon Alt S Alt Argomon, sempre fortissimo, sempre piaciutissimo. Poi e? Niente. Allora io però sono legato davvero ai Vimon, Vidramon, devo trovarlo per forza, per forza ragazzi. Però stai sto per arrivare con la bomba, sto per arrivare con la bomba. Sto già preparando la bomba. Tienilo pronto. Vai, Dragon Shield for you. Guarda che non posso rimetterla via, Ska, eh. Tranquillo, non te la faccio rimettere via. Argomon va bene, Puppetmon riscambia. Allora, a me Etemon piace, è un bel personaggio divertente, uno dei villain che ho preferito nell'anime, però no. Almeno nella versione 1.0 c'era Metal Edge, c'era tanta roba. E qua c'è qualcosa tuo, eh? Qua c'è qualcosa mio. Attenzione! Dai che ti sto già per Rina e... No, non mi stai per battere. Però abbiamo una delle carte che va a completare BT1, ragazzi. Esatto. Attenzione. Esatto. Quindi se si voleva giocare un mazzo green, questa poteva valerne la pena. Dai, tac. Slim anche per questa, anche se non era proprio quella che speravo per superarti, mi stai ancora battendo. Bro, so this is Christmas and the Pinoia. Va bene. Sono tutti pazzi. Ultra. Without any fear. E qua sbotto, Qua sbotto! Lei l'amo. È tanta roba. Tanta roba. L'amo. Lei la è bellissima. È bellissimissimissima. La faccio vedere bene anche qua. Vedete bene anche lì. Lei è stupenda. Allora, facciamo le cose come fanno quelli bravi, ok? Facciamo le cose come fanno quelli bravi. Via qua. Vediamo. Oh! La rara, che tra l'altro non è per niente male. Mi piace. Il Malum Biotismon è... Un Cranium! Beh, totalmente viola. Vediamo anche il resto velocemente, ma... È nero, non è per fare del razzismo, no, è nero. Sì, ma il disegno è nero, ho detto una castronata, però è viola il disegno, cioè secondo me in quanto doveva essere viola. Infatti se ne accorgono se lo faccio. Io non lo faccio perché. Ragazzi, siete pronti? Ho la bomba! No, non è vero, non è vero, non no, 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 è vero di brutto! Sky, io non posso darti un'altra perfect. Sì, anche sì. Perché queste sono mie. Prepara la perfect. Stai sereno? Ci abbiamo un guai. E uno. Oh! Alter S. Alt, della versione alt. Che è proprio. Cioè, è bellissimo questo. È la carta più gnocca di tutta l'espansione, signori. Non ci credo. L'ho trovata io. Ma cioè. L'ho trovata io! È stato bello, il video è terminato.
e credo che dopo tempo in memoria scambia devastato, distrutto, maciullato. I am the champion, my friend. Ok, ok, corretto. Allora, adesso vedi che... Niente. Oh, mimi. Beh, però potrei fare di meglio, sappilo, eh. No. Perché adesso sbusto anche lui Secret. Perché se ho trovato altro, posso ancora trovare Secret. Eh no, già ho trovato l'altro altro. Sono due tra l'altro. Ah, è vero. Ma questo è un box fallato. Giusto, giusto. No, però dai. Cioè, speriamo che non trovi anche tu tutte le altre SR, perché sennò... Però vedi che te l'avevo detto che la colonna ci diamo un'accelerata, ci diamo un'accelerata, ragazzi. Pensavo che io ti stessi prendendo in giro, invece la No, tu ci speravi. Io ci speravo. Prepara la... Ma no! Ma basta! Ma cosa sei? Ma cos'è questo? È verde! Ceres, vabbè, però... È quello della birra. Esatto, Ceres, c'è. Ok, punto per te. Vabbè. Non sai condividere proprio niente. Ah, va bene, dai. Grazie. Eppure verde. E... Giochido! Non è fallata che magari in mezzo no? Eh no. Ma io sento di poter fare ancora qualcosa. E certo, sicuro. No. Sto già preparando una testa. Su spancia, su spancia. Sono emozionatissimo, ragazzi. Cioè, ho schiappato veramente lo schiappabile schiapposo. Guarda. Ho trovato il mio, però. Posso dirti la verità? Quello è più non, bello, esatto, bello. Quello non alto è più allora, bello. Ragazzi, io qua lo dico e qua lo dico. Quello okay. Non alto è più bello. Ma no, in generale io preferisco le versioni normali di quelle che hanno questo tipo di alta. Ok, perché sì, quelle di BT3 tutto questo monocolor con sopra lo schizzo nero. No, vabbè, però cioè, sei razzista. Ma no, poteva anche essere bianco. Okay. Sarei stato razzista col bianco, vabbè. Esatto. Siamo in un mondo del politically correct, ma... No, però cioè nel senso mi fa troppo boh, cioè non mi fa di carta di pregio. No, è vero. Invece l'omnibus rispetto... è davvero tanta roba con quell'altro. Ma vedi, ma perché è tutto... È tutto colorato. Quindi razzismo sta a zero. Esatto. Via. E? Rara. Beh, questo piaceva molto al Dano. La tua rara è stato spoilerato questo. Adesso voglio provare anch'io. No, voglio provare anche il tuo metodo. Voglio provare anche il tuo metodo. Mi stai massacrando. Voglio provare il tuo metodo. Allora, questo qua, via. Sì. Questo lo mettiamo sotto. Sì, sì, sì. Giriamo la rara. Ma perché? Ma vedi che funziona! Cioè, è anche bella come serve. Sì. Mettiamola dentro la perfect. Maledetto scarpa. Che cos'è? Manca ancora una serra all'appello, potresti magari sbustarla tu forse. Ma guarda, non ci credo neanche se la vedo. E adesso qui la sbusta. Esatto. Via, prova il metodo che con me funziona. Allora te l'ho fatto io il metodo. Guarda che bel disegno però. Sì, questo sì. Vero che tanta roba. Un casino. Ludramon davvero bello. T'ho detto? Sì! Hai visto che hai concluso con la carta che volevi trovare? Io sono contento così, ragazzi. Questo. Sono contento. A posto così, bella. Oh, ci sarà rimasto male. Allora, quindi teoricamente nelle ultime tre buste dovrebbero esserci soltanto rare. Ma noi ovviamente si sposta anche la velocità celere. Tanto che mi avessi battuto si sapeva, però sono lo stesso soddisfatto, eh. Vediamo un pochino. Sono lo stesso soddisfatto. Ok, sì. Qua, rarina. Rarina e... Raretta. Bella, anche quella c'è la versione promo, molto molto bella, devo dire. Senti, a proposito di promo, cioè mi lasci la soddisfazione di aprirla a me, almeno sì, quella, sì, sì. A me non mi diverto male. Vediamo un po' se per sbaglio. No, ok. Anche questo disegno è stupendo. Sì. Allora, che cosa troviamo, Scar? Dai, dimmelo. Allora, sarebbe bello trovare la versione promo del Brain Shield. Perché trovo che sia veramente molto molto, rende tantissimo. Ok. Vediamo subito, una e qua. La seconda, vediamo. Allora, cioè, e queste qua, quando le bustine sono monocarta, io ho sempre paura. Si fa più fatica. Di rovinarle. Eh sì. Di solito si fa più attenzione proprio per vedere quale pezzi rovina. Su quale delle due punti? Io sulla prima. E allora mia questa. 3, 2,
Uno, fantastico. Hot Wave, praticamente, vedete la questione che diceva Scar, cioè da lontano, senza farci troppo caso, sembra la stessa carta. E invece no. E questa è la questione, cioè praticamente sono poco distinguibili. Anche se Blitz è più bello come disegno, però sembra la stessa carta. Però. E Holy Wave, che invece non direi è malvagio. Un bel desbustibus, eh? Sì, sì. Sì, no, va bene anche la terza, tanto abbiamo più questo. Hai ragione. Ragazzi, il box, cioè, difficilmente si poteva chiedere di più. Cioè, onestamente. Sì, sì. Beh, oddio. Beh, dai, ascolta. Al posto di questo trovare la Secret. Ma hai trovato la Secret Variant, dai. Vabbè, cioè, 3-4 minuti. Va bene, me ne ha fregate la tua. Eh sì, perché qua c'è il vizio di imbustare bene tutte le cose, ragazzi. Giusto. Anche le provo, perché. Queste non sono carte poi così da buttare. Esatto, anche per queste qua ricordiamo che sono due promo che grazie a una carta come questa, cioè, diventano veramente qualcosa molto interessanti. Sai che c'è? Io adesso questo qui lo metto dentro la teca, poi te lo vendo come se fosse nuovo. Tanto non so perché, ma sento che mi sta fregando. Dai, a parte gli scherzi, ragazzi, mi raccomando, fateci sapere anche voi che cosa trovate, cosa aprite, speriamo di poter riprendere davvero presto. Veramente, veramente bomba assoluta comunque. Grande, bel, grande, nice. Bel box. Mamma mia, ma che bello, ma che bello. Ho scelto io.